Buongiorno, sono Daniele Cabras di Best Team Investment e oggi parliamo insomma di quello che vi avevo anticipato ieri, cioè le opzioni binarie. Si possono fare, non si possono fare, ESMA, non ESMA, eccetera. Ragazzi, le opzioni binarie si possono ancora fare, assolutamente, e ci sono diversi modi per farle. Il primo, insomma, è una maniera un po' più meno consueta, insomma, basta far risultare che uno non vive in Europa, come fanno parecchi, e le puoi ancora fare, insomma. E sappiate che il broker queste cose le sa, insomma, il broker non è scemo, che magari gli presentate, gli dite che vivete, ad esempio, in Brasile, con una bolletta inventata, ma insomma, loro lo sanno benissimo, ecco, questi stratagemmi, eccetera. Vi parlo ovviamente se volete continuare ad operare su broker come binary.com oppure Qoption, ecco. Poi ci sono le altre maniere completamente trasparenti e limpide, soprattutto, e ora ve le mostriamo. Allora, ci sono diversi broker che vanno da CLM, che vanno da Pocket Option, che vanno a Binarium. Cosa succede però? Pocket Option e CLM sono due ottimi broker. CLM, insomma, i payout un po' più bassi, sono intorno al 70% fissi, e vanno a cronometro. Stessa cosa Pocket Option, che però ha i payout un po' più alti. Allora, se ne sono dette veramente tante per quanto riguarda anche Pocket Option, uno scam, eccetera, eccetera. Allora, ragazzi, io faccio binarie da ormai circa 6 anni e broker ne ho visto veramente a valanga, anche quelli famosi di un tempo, regolamentati Consob, CISEC, eccetera. Vi assicuro, insomma, che anche i broker con queste regolamentazioni, CISEC soprattutto, veramente facevano delle porcherie colossali, tanto che poi gli è stata revocata la licenza o comunque tante multe. Però insomma, qualcuno ha sempre avuto problemi a ritirare i fondi e altri non li hanno mai visti i soldi. Pocket Option si è detto un po' la stessa cosa, che non, tu metti i soldi e non li rivedi più. Sono veramente tantissime cazzate, ci sono tantissime persone che lo usano, tantissime persone che ogni giorno mostrano prelievi fatti e pagamenti ricevuti, quindi è un ottimo broker, insomma. L'unica pecca, a mio modo di vedere, è che, insomma, per come opero io, è a cronometro. Io preferisco a scadenze fisse. E poi, un'altra cosa importante che c'è da dire è che le uniche lamentele giuste sono che a volte ci sono delle manipolazioni di prezzo, ma queste manipolazioni di prezzo, insomma, qualcuno dice mi ha buttato TM gli ultimi secondi, ha fatto un movimento che sull'MT4 non esistono. Questo è vero, può capitare, ma capita in qualsiasi altro broker e anche sul Forex. Io vi faccio l'esempio di quando spesso succedono, insomma, i crash out o come li chiamano, insomma, ci sono le ombre, che su certi broker addirittura c'è una differenza anche di 40-50 pip, insomma. Dunque, chissà chi dice la verità e chi no. Dunque, ragazzi, Pocket Option, iscrivetevi tranquillamente perché è un ottimo broker e vi paga i prelievi, ovviamente. Poi certe recensioni, voi dovete capire che esistono da anni, insomma, la gente è frustrata che perde soldi perché è scarso, dice che è colpa del broker, il broker non paga neanche quello che ho depositato. L'80% delle volte dicono minchiate, non sanno come giustificare i loro fallimenti, allora se la prendono col broker. Insomma, poi ripeto, tantissime altre storie. Ci sono movimenti strani che magari ti guardi 20 broker diversi, MT4 e quant'altro, quel movimento non lo vedi e può capitare. Insomma, su questo siamo tutti d'accordo. Binarium, stessa cosa. Binarium, stessa cosa. Un'altra licenza particolare. Si leggono recensioni sia negative che positive. Insomma, però io ho parlato personalmente con qualcuno che l'ha usata, mi ha fatto vedere anche i prelievi ed è tutto a posto. Binarium in più alle scadenze come piacciono a noi,
è come li utilizziamo noi che usiamo il camera system, il camera slit, eccetera. Quindi soprattutto la pivot point, ogni 15 minuti, insomma, quindi a scadenza candela, sino a 2 ore avanti. Dunque anche Binarium è un ottimo broker. Poi quello che vi volevo far vedere oggi, siccome in tanti me l'hanno chiesto, sono queste opzioni digitali che si possono ancora fare su IQ Option, e adesso andiamo a vederle, insomma. Quindi anche se vi collegate dall'Italia, ve le fa fare, se non sbaglio cambia solo il nome, sono chiamate opzioni FX, ma sono praticamente la stessa cosa. E vi devo dire la verità, sono un mix tra Forex e opzioni binarie. Intanto prima vi voglio far vedere una cosa, insomma, io vi ho detto delle scadenze candele. Queste opzioni digitali, insomma, sono veramente molto molto simili alle opzioni binarie, solo che hanno la scadenza della stessa candela a MI15, il che per noi che usiamo le strategie Cabras sono ottime, ottime. L'unica cosa, ci deve essere, sapete, un margine di almeno 6-7 minuti, insomma. Dunque, ora però facciamo subito un esempio. Intanto, come potete vedere, i payout sono fissi dell'87%, quindi già questa è veramente un'ottima cosa. Io qui, vedete, adesso che sono a Bangkok, posso fare anche le binarie. Visto che ci siamo, insomma, ve le faccio vedere le binarie. Guardate, insomma, che i payout sono nettamente, nettamente più bassi per quanto riguarda le opzioni binarie, ma avete le scadenze che volete. Le digitali, come potete vedere, la scadenza, se fatta la classica call o put come per le binarie, sono fisse all'87%. Ora io vediamo qualche prova. Tanto, come vedete, siamo in demo perché voglio proprio fare delle prove, schiacciare fisso, quindi non mi sembra il caso di fare con il conto in reale. Allora, ecco le opzioni digitali, vedete, si presentano così, vedete, vi dà scadenza 10. Questo perché siamo ancora all'interno della candela a 15 minuti. Quindi cosa succede? Bisogna aspettare che parte una nuova candela a 15 minuti, quindi alle 10, e vi dà la scadenza 10 e 15. Vedete, ancora non me la fa fare perché non sono scattate ancora le 10, quindi ora insieme aspettiamo che arrivano le 10, insomma, e vi faccio vedere la scadenza come aumenta. Ecco, vedete, in automatico mi ha spostato la scadenza alle 10, vedete? Qui c'è 10,5, vedete qui in alto, e 10,15, quindi la classica binaria. Facciamo un esempio, 10 dollari, schiaccio su, vedete, e mi apre perfettamente al punto che io ho scelto, vedete? Mi apre la mia digitale, in realtà è un'opzione binaria, insomma. Ora, vedete, sono le 10, vedete, e mi ha dato scadenza 10:15, quindi già così, per quanto riguarda le nostre strategie, soprattutto con il time frame M15, va veramente stra bene. Quindi, ovviamente, ragazzi, state facendo le opzioni binarie con un payout più alto dell'87%, quindi vi organizzate un bel masaniello e vedete voi cosa ne salta fuori, insomma. Vedete voi cosa ne salta fuori. Poi c'è un altro modo, vedete, di fare le digitali, e potete praticamente avere payout ancora più alte. Ancora più alti, basta che fate mostra tutto, vedete, in base a dove voi decidete il target, vedete, prendete il payout, insomma. Vedete, 134 più 137 più 138 e così via, cambiano. Quindi un po' come se state andando a prendere il take profit sul Forex, però con una sorta di moltiplicatore. Ovviamente cosa succede? Deve chiudere sotto il livello che voi selezionate, ad esempio 1.12 062, vedete, deve chiudere sotto entro le 10:15. Quindi se le 10:15 sta io, insomma, facciamo una prova.
facciamo una prova, 110% vedete, 10 dollari, io schiaccio giù, vedete apre. Cosa vuol dire? Questo vuol dire che se il prezzo mi chiude sopra questa linea rossa per le 10:15 io perdo 10 dollari. Dovesse però chiudermi sotto per le 10:15, dunque sotto di 1,12 1,12114 se non sbaglio, c'è sempre un decimale in più il cui mi confonde, andremo a prenderci il profitto visto prima, quindi di 102%. Quindi voi pensate un attimo ragazzi, ecco adesso vediamo qui, se voi entrate magari anche quando c'è tantissima volatilità, questo ovviamente va fatto quando c'è tantissima volatilità, nel senso le digitali vanno usate in questo modo, e con i nostri strumenti, ad esempio il Cabras Elite, secondo me le digitali toglieranno, daranno veramente tantissime, tantissime soddisfazioni, anche perché siamo col Cabras Elite, voi lo sapete, dovete aspettare ogni 15 minuti, ogni 30 minuti un segnale, insomma, quindi veramente, poi anche col Cabras System, ovviamente sapete, tra media immobile e altro, è una cosa veramente molto molto fattibile, quindi vedete qui, 138% per le 10:15 io schiaccio. E vedete, se mi chiude un millesimo di pip sotto questo prezzo, 1,12052, io vado a prendermi, vedete, il 138% di profitto. Quindi più è basso, più ovviamente guadagnate. Addirittura si può arrivare anche, ho visto, al 900% di profitto. Quindi tu, cioè, è difficilissimo che succeda, però insomma. Magari durante i tassi di interesse o qualche altra notizia o un discorso, se voi mettete un euro veramente e trovate il 900%, insomma, ragazzi, con un euro fate 900 euro. Ecco, quindi questa è la cosa buona delle opzioni binarie, delle opzioni digitali, scusate. Dunque, possiamo fare sia l'opzione binaria classica con lo put, quindi con payout fisso dell'87%, payout fisso dell'87%, o se no a fasce di prezzo dove vedete arrivate al 138, 131 e così via, insomma. Però in più avete il tempo, quindi un mix tra opzioni binarie e forex. Però ragazzi, io sinceramente, dipende dalla volatilità, dipende da come è messo un grafico, queste opzioni digitali secondo me possono togliere veramente tante 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 soddisfazioni, insomma. E io ho già in mente di fornirvi qualche video tutorial con gli strumenti che abbiamo Cabras Elite, Cabras System, per consigliare i target. Magari faccio qualche video di operatività in live con questo strumento, giusto per farvi vedere cosa si può combinare col Cabras Elite, col Cabras System, ma anche con la nostra pivot point, insomma. Questo per quanto riguarda le fasce di prezzo, mentre per tutto il resto, uguale alle binarie, ragazzi, lo sapete già. Questo va benissimo anche per la nostra quindi strategia OTC con le tre medie mobili 48, 12 e 6. Basta che scorrete dietro il video, già dal primo video che avevo fatto, dove spiego la strategia come funziona. Insomma, fate lo stesso qui sui Q option, insomma, vi mettete a 5 minuti, andate a scadenza a 10 minuti o a 15, insomma, va veramente strabene, sempre 2-3 candele, insomma. Ora, se vediamo un attimo, possiamo fare una prova subito, vediamo un po', qui modifichiamo un attimo, editiamo, quindi la nostra 6 EMA che sta per esponenziale. La mettiamo gialla, vedete, applica. La 48 l'abbiamo già. Andiamo sempre qui in basso su indicatori, medie mobili. La inseriamo, vedete, 12 esponenziale rossa. Ecco qui la nostra strategia, vedete qui. Questa zona qui, vedete, ma qui ho partito la candela troppo in alto.
o comunque equivalente al rimbalzo sarebbe andata, dipende dall'ora di apertura, in profitto, insomma. Quindi questo, vedete, queste due operazioni le sto perdendo, le ho fatte a fasce, mentre la prima call che ho aperto, quella alle binarie, scadenza 10:15, sta andando perfettamente bene con un payout dell'87%. Dunque ragazzi, io spero veramente che, ora facciamo un altro esempio, le digitali, che questo video vi sia abbastanza chiaro, vi tenga anche un po' voglia di fare le tornare a fare le opzioni binarie, qui che le chiamano digitali, insomma, secondo me hanno trovato un escamotage per andare contro l'ESMA. Qui allora 138, se vedete 10:15, 10:9, più è basso il tempo, ovviamente più vi aumenta il payout, però diciamo così, qui se va qui prendiamo un 96%. Facciamo una prova, sempre 10 dollari. Vedete, ho prima selezionato la fascia giù e apre, quindi prende il 98%. Se entro le 10:15 mi chiude sotto i 109, i 108.935. Ora, poi basta fare così, vedete, nascondi tutto e vedete, se apriamo un altro un put, però senza mettere la fascia, il payout fissa dell'87%. Quindi insomma ragazzi, le fasce servono per prendere un payout maggiore. Io vi consiglio di farlo quando c'è tanta volatilità, insomma, quando c'è tanta volatilità, insomma. Mentre per quanto riguarda insomma, l'opzione binaria classica, vedete, scadenza 10:15, insomma, se noi col Cabra System ci mettiamo M15, sapete che soprattutto col Cabra Selite, questa scadenza va benissimo se abbiamo 7 minuti di margine, insomma. Dunque ragazzi, poi ho 87%, ecco, io penso proprio che o anche che col Cabra System si mette a 5 minuti e usa la doppia freccia oppure il semplice incrocio e dava scadenza a 3 candele o 2, insomma, tante ne abbiamo visti che facevano benissimo. Quindi ragazzi, questo insomma, ed è praticamente quella che vi sto dicendo, la stessa strategia OTC che vi ho fatto vedere. Vi mettete a 5 minuti sul grafico, qui vedete periodo temporale della candela, la scadenza ogni 15 minuti. Quindi ragazzi, insomma, ora non avete scuse a dire all'ESMA, qui lì vi ho fatto vedere tutte le soluzioni. E IQ, visto che è un colosso, lo conoscete da tanto, sapete che paga, insomma, non fa scherzi. Allora io ragazzi vi invito a riusarlo, se no ragazzi, se volete, stavamo anche pensando una cosa insieme allo staff, tramite il nostro link, se rifate nuovamente l'iscrizione Q Option, noi vi diamo un mese gratis il nostro Cabra Selite, insomma, ve lo diamo in prova un mese o forse più, se ovviamente vi riscrivete tramite il nostro link, ridepositate, eccetera eccetera, ecco. Poi in base ai volumi che fate e le commissioni eccetera, noi magari possiamo anche decidere di darvelo qualche mese in più. Comunque questa è la situazione ragazzi, spero di essere stato chiaro e di avervi fatto capire cosa sono le opzioni digitali, che praticamente sono la stessa cosa delle binarie, si può fare con le put ma con una funzione in più ed è quello della fascia. Quindi il prezzo deve chiudere entro sempre la scadenza, sopra o sotto un certo livello, che però vi aumenta a dismisura il payout. Quindi per me è uno strumento assolutamente ottimo che va sfruttato, spero di sfruttarlo insieme, come ho detto a parecchi, io penso che rifarò la chat come era un tempo Cabra System, dove si parlava solamente di trading e tutti insieme trovavamo entrate da fare, avevamo una vera e propria community dove si lavorava tutti insieme, insomma. Spero ora che con questo video vi torni un po' la voglia e magari traderemo insieme le opzioni digitali nella nuova chat che ho intenzione di creare. Io comunque vi ringrazio per la visione di questo video, per qualsiasi informazione come sempre ci sono i link di descrizione eccetera. Io vi ringrazio
qualsiasi domanda sapete dove trovarmi su Telegram. Quindi ci vediamo noi al prossimo video.